Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video su Dragon Ball Xenoverse 2 Mod. In questo episodio vi porto l'ultima forma evolutiva di Cell. Ebbene sì, guardate che figata assurda. Di questa mod abbiamo 4 varianti. Le ultime due sono praticamente in versione malvagia oscura tipo, e hanno le stesse tecniche, ve lo dico subito. Le prime due invece hanno tecniche differenti. Quindi adesso andremo a fare una specie di allenamento nella quale vi mostro le prime due forme e poi una delle ultime due forme e poi facciamo i combattimenti veri e propri, ragazzi. Cioè, devo dire, è una mod veramente figa. In un ipotetico episodio di Dragon Ball Super, magari, Cell torna in vita. Che poi, vabbè, tutti diranno, ma dai, sempre ripescare i personaggi vecchi. Beh, a sto punto era meglio Cell di Freezer. Dopotutto Cell era l'essere perfetto. Chissà a quale livello sarei potuto arrivare. Comunque, ragazzi, mi raccomando, ricordate di lasciare un bel like all'episodio. Spolliciata più non posso. E se non siete ancora iscritti, vi invito ad iscrivervi e ad attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessuno dei prossimi aggiornamenti. E mi raccomando, ricordatevi anche di condividere il video con i vostri amici. Allora, qui stiamo provando le tecniche. Abbiamo usato il colpo perfetto. Questo era il colpo selvaggio. La sparatrappola di Bojack. Ora usiamo il Kaioken, che a questo livello vale per 20. Tipo, ho trovato la mia mod preferita, ragazzi. Peccato però che sia un po' limitata negli attacchi. Allora, come tecniche finali ha il grande frantumatore, sempre di Bojack. Wow, quanto vita gli ha tolto, mamma mia. E la Kamehameha perfetta di Cell. Ancora un grande frantumatore, dai, giusto per, ragazzi. Bellissimo, mamma mia. Allora, adesso torniamo alla selezione del personaggio. Selezioniamo il secondo, cioè il terzo costume sarebbe, comunque sarebbe il secondo di quei nuovi. Come vedete, come mossa definitiva ha lampo finale al posto del grande frantumatore di Bojack. Poi ha l'impatto gravitazionale e l'assalto Kaioken, che quello di prima, che è Kaioken, non se ne va bene, lasciamo perdere il discorso. Con lui combatteremo contro Majin Vegeta. E lo faremo all'arcipelago, ovviamente. Allora, vediamo di cominciare subito, ragazzi. Anche perché quelli che vi sto mostrando, scusate, finora sono solo allenamenti. Voglio vedere le tecniche. Anche perché poi in combattimento non è detto che riesco a farvele vedere. Allora, quello di prima era l'impatto gravitazionale, questo è l'assalto del Kaioken. Ora, boh, il colpo perfetto. E ora vai di lampo finale. Ok, visto anche questo, possiamo tornare alla selezione del personaggio. Selezioniamo uno degli ultimi due costumi. Preferisco questo, no? Ma anche il tasto del joystick va per le sue. Boh, scegliamo questo. E questa volta voglio farvelo vedere contro Goku Super Saiyan Blue. E combattiamo nel futuro in rovina, dai. Ok. Wow. Beh, lo stile di combattimento è sempre quello di prima. Allora, piattino della furia. Ora, salto sanguigna. Andiamo adesso di bomba di colpo perfetto. Sarebbe tipo super figo se avessero cambiato anche il colore della mossa, però va bene, anche della luna.
ora vai di Kamehameha perfetta, ragazzi. Peccato gli abbiano messo una sola mossa definitiva, perché era carino. Adesso torniamo e andiamo a fare un vero combattimento. Selezioniamo, ecco, questo costume qua, che è il primo della mod. E combatteremo contro Gohan Supremo. Eccolo qua. Vediamo gli altri. No, non mi ispirano. Combattiamo contro di lui. E lo facciamo sul ring di Cell, dai, sul gioco di Cell. E adesso cominciano gli scontri veri. Vediamo come se la cava. Il primo colpo è nostro. Allora, volevi, e invece le prendi adesso. Aia, questo l'avevo sentito. No, quasi. Oh dai, Gohan se la sta giocando bene, eh. Veramente. No, scherzo, dai. Prendi questo. No. Che disdetta, però. Beh, Gohan è sempre stato quello agile. Allora, vediamo di recuperare. Mentre non fa la trappola, ma ci dà un calcio nel sedere. Riproviamoci. E niente, ora lo chiamo a colpirlo. Wow, combo! E ormai Gohan sta soccombendo sotto i nostri colpi, ragazzi. Forse ho parlato troppo presto, Anche qualcos'altro? Anche una Genkidama. Ah no, giusto, tu non sai farlo. Che peccato. Eh sì, ma porca miseria. Vai di Kaioken! Wow, volevi? Sì, non credo che siano cambiate, anzi, mi sto mettendo in crisi da solo adesso. Ma porca miseria. Non ci posso credere, no, recupera tutto adesso. Ha visto una breccia nella mia difesa. Ma adesso recuperiamo. Forse. Volevi? Dai, prendi questa bella camera perfetta, sta per te. Non ci credo, non ci posso credere. L'ha schivato. Adios, Gohan. Ok, e questo primo scontro è andato, diciamo che un po' per pigrizia e un po' perché Gohan su Xenoverse 2 è un po' OP, ce la siamo vista brutta. Adesso selezioneremo uno degli ultimi due costumi, questo dai perché l'altro ve l'ho mostrato in allenamento, tanto non è le stesse tecniche, cambia solo il colore del costume a quanto pare, e combatteremo non qui, lo faremo sul futuro in rovina, dai. Contro un bel Vegeta Super Saiyan Blue. Ci sarà da divertirsi stavolta, spero. Allora, diciamo così bene, dai. Gli stiamo togliendo tantissima vita. E ciappa, no! E via di piattino della furia! Niente!
Ok. Allora, arriviamo Vegeta che voleva farci il Big Bang, ma gliela abbiamo proprio spiaccicato in faccia. Però anche lui ci toglie tanta vita con i pugni. Preso in pieno col colpo perfetto. Devo dire che toglie un casino di vita quella mossa. Per fortuna mia. Allora, vai, prendi questa Vegeta tutta per te, ma non ci posso credere. Dovrò mettergli una mossa tipo una sfera, tipo la supernova di Freezer o quella di Cholera. Veniva fuori una bestia. Ok, prendi questa, camera perfetta. Sta un cavolo perfetta. E mo' Mirandella. Mamma mia, ha recuperato in 2 secondi, neanche, in 0-1. Vegeta, non ti ci abituare, eh. Tutta fortuna, eh. No. Arrivo. Eccolo là che Vegeta è andato, ragazzi. Benissimo. Per questo episodio riguardante l'ultima evoluzione di Cell è tutto. Spero che vi sia piaciuto. Vi invito a lasciare un bel like, mi raccomando. Inoltre, se non siete ancora iscritti, mi raccomando, iscrivetevi e attivate la campanella delle notifiche per non perdere nessuno dei prossimi episodi della serie. Mi raccomando, ragazzi, e ricordatevi di condividere il video con i vostri amici. Grazie ancora, auguro a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Ciao ciao e grazie!